In provincia di Modena c'è il progetto di un'autostrada per collegare il distretto della ceramica fino all'autostrada del Sole. Costo 598 milioni di euro. Se ne parla da 30 anni, ma secondo i residenti non c'è molta informazione. Non è mai venuto nessuno a interpellarci. Nessuno assolutamente è mai venuto a parlare dell'autostrada. Qualcuno qua, qualche tecnico, un ingegnere? Ancora no. Lui invece è Emilio Sabattini. Come presidente della provincia di Modena aveva anche altri incarichi nel consiglio di amministrazione di Autobrennero e nella direzione provinciale del Partito Democratico di Modena. Oggi Sabattini è il presidente della società autostradale Campogalliano Sassuolo. L'opera e il project è già stato assegnato. Quindi si costruirà? In teoria penso che si costruirà e non solo in teoria, ecco. Anche se oggi Modena e Sassuolo sono già collegate da questa tangenziale gratuita, il progetto dell'autostrada nasce negli anni Ottanta. L'idea è quella di collegare il distretto ceramico di Sassuolo fino all'autostrada del Sole con un percorso lungo 16 km a fianco del fiume Secchia. Emilio Sabattini è stato presidente della provincia di Modena. Durante la funzione aveva anche altri incarichi nel consiglio di amministrazione di Autobrennero e nella direzione provinciale del Partito Democratico di Modena. Quando le province vengono abolite, Sabattini diventa presidente della società autostradale Campogalliano Sassuolo, società che però fa parte della galassia Autobrennero. E c'è sempre Autobrennero nell'associazione di imprese che dovrà costruire l'autostrada. Mi devi dare meglio, bisogno meno di altri 15-20 giorni per capire alcune cose. Richiamo dopo 20 giorni. Sì, ma non faccio interviste ancora, presto, Amendola, ti sentiamo. Ma perché? Cioè, perché, ma perché non si può parlare? No, ma adesso non è tempo ancora. Ma è alla festa degli ecologisti del Partito Democratico che riesco a parlare con Sabattini. Una domanda sulla bretella, Campogalliano Sassuolo. Io non ho niente a dire, a dichiarare, perché presto, no? Ciao, però si farà l'autostrada, che punto siamo? Siamo in attesa, cioè, c'è la società costituita, ma l'opera e il project è già stato assegnato. Quindi si costruirà? In teoria penso che si costruirà e non solo in teoria. Ecco. L'autostrada è solo un tassello di un progetto più grande, quello di costruire anche la tangenziale per Reggio Emilia, dal costo di 36 milioni di euro. Anche se Modena e Sassuolo sono già collegate da una tangenziale che, oltre ad essere gratuita, scorre parallela al progetto dell'autostrada. Alcuni numeri. Un chilometro di autostrada costerà 36 milioni di euro, per un totale di 598 milioni di euro, per un percorso di 16 chilometri. L'opera sarà finanziata in project financing, vuol dire che metà dei soldi ce li mette lo Stato e l'altra metà i privati partner dell'opera. Ci sono dei privati che investono risorse proprie, ecco, partiamo da questo. Se partiamo, perché se uno scommette e ci scommette del proprio, credo che vada apprezzato. Noi abbiamo fatto un'analisi dei flussi di traffico del 2014 sulla Modena-Sassuolo relativa ai mezzi pesanti, che sono appunto i mezzi che dovrebbero transitare poi sulla bretella, con un pedaggio di circa 2,15 euro, insomma, sull'intera tratta, alla fine non ripaga in 31 anni l'investimento iniziale dell'opera. L'autostrada Campogalliano-Sassuolo dovrebbe passare dietro da quel campanile che è della frazione di Marzaglia, fare una grande curva, passare in questo punto e proseguire poi dritto fino a Sassuolo, tagliando proprio questa campagna. In queste immagini esclusive si vede lo svincolo dell'autostrada del Brennero con l'autostrada del Sole. Secondo il progetto, la bretella Campogalliano-Sassuolo inizia proprio qui. Questa è anche un'area golenale. Il fiume la riempie quando è in piena, come si vede in queste immagini realizzate durante l'alluvione del Secchia in Emilia nel 2014. Poi l'autostrada passa con un ponte sopra il fiume Secchia, affianca lo scalo merci e arriva nella frazione di Marzaglia. Questa è una zona ricca di falde acquifere che riforniscono Modena e provincia. A Marzaglia l'autostrada dovrebbe collegarsi alla tangenziale di Reggio Emilia, proseguire nella frazione di Magreta, passare per un'oasi naturale e finire in questa rotatoria, nel comune di Sassuolo. Un percorso in buona parte a fianco del fiume Secchia.
fiume che però ha un fenomeno di profonda erosione. In poco meno di 4 anni il fiume Secchia si è mangiato quasi 5 metri di sponda, cancellando anche un intero tratto di pista ciclabile. In questo punto si vede molto bene il profondo fenomeno di erosione del fiume. Per avere un riferimento dell'erosione del fiume, guardate il traliccio dell'alta tensione proprio sulla sponda modenese. A Magreta ho incontrato un gruppo di residenti che vedranno l'autostrada passare a pochi metri dalle proprie case. Io ho una casa qua che mi mangia tutto il giardino fino a 2 metri o 1 metro dal muro della casa. Non è mai venuto nessuno a interpellarci. E al momento, da quanto mi risulta, dovrebbe venire circa, qui nel caso che mi occupa, ad una 20-30 metri da casa mia, 25 metri da casa mia. Non è mai chiaro dove, come si farà e soprattutto il perché si vuole continuare a violentare un territorio produttivo, lo si vede, a scapito di territorio che produttivo non sarà più. In questa azienda agricola producono latte per il Parmigiano Reggiano. Sono nato, anche mio papà è venuto qua nel 1930, può capire, è un bel po' che è un danno enorme e cosa vuole? Dopo si farà come si può, perché... Ma è contrario o favorevole a questa autostrada? Molto contrario, contrarissimo. Comitati e cittadini, oltre a mettere in dubbio la necessità dell'autostrada, hanno fatto anche una petizione. Ma perché questa autostrada non va fatta? Secondo me proprio è fuori da necessità, ecco. Tra i costi, l'inquinamento, l'impatto ambientale, è una cosa completamente inutile. Il dissesto idrogeologico che c'è nel nostro territorio non permette un'opera di questo tipo, per cui credo che assolutamente sia un'opera infattibile. Anche dal punto di vista economico. Ma oltre alla Campogalliano Sassuolo c'è in progetto anche la costruzione dell'autostrada Cispadana, un percorso di 67 km in mezzo alla pianura, fino a Ferrara. Due autostrade vogliono dire anche maggiore inquinamento, in una delle zone già più inquinate d'Europa. Il contrario di quello che invece chiede l'Unione Europea, che alla regione Emilia-Romagna ha dato oltre 90 milioni di euro per ridurre entro il 2020 i livelli inquinanti.